Amici appassionati, eccoci qua dall'autodromo di Imola. Stanno per cominciare le prove ufficiali della Stock 600. Vediamo com'è andata. Promettente. Si può sintetizzare con questo aggettivo la prima manche di prova ufficiale di Riccardo Russo, che nella Stock 600 conferma tutte le buone impressioni che aveva destato nelle prove libere. Il ragazzo del team Trasimeno, dopo un avvio in sordina e qualche problema all'anteriore, trova il giusto equilibrio con la moto e confeziona un brillante quarto tempo fermando le lancette del cronometro su 1.56.4. La pole provvisoria è stata ottenuta da uno strepitoso Giuliano Gregorini, avanti di 6 decimi rispetto al pilota del team Italia. È impossibile guidarla, proprio in entrata mi scivola tantissimo. Ok, quindi come appena chiudo il gas mi parte mi porta largo. Quindi cambiamo la gomma e rivediamo la ciclistica con calma. Poi lavorerò un po' più agile la moto, perché arrivo lunga, allora poi faccio fatica. A fare destra sinistra? Sì. Riccardo Russo è appena ripartito dopo il primo pit stop, ha fatto 4 giri, c'è sicuramente qualche problema di assetto, l'abbiamo sentito anche ai nostri microfoni, speriamo adesso che possa migliorare, al momento infatti ha il nono tempo, è distante 1,8 secondi dal primo in classifica. Se col cambio metto molto più marce rispetto agli altri, essendo più corto. E allora è lunga? No, essendo io più corto rispetto a loro metto più marce, però l'uscita di curva va forte, va bene. Ultimo giro. Io sono andato lungo, io la pure stavo abbassando. No, lì dicevi meno 8. Hai sbagliato la S. Si è messo il bolle. È entrata la marcia, non è entrata, no? Invece 56 qualcosa. Sì, quello sì, era molto bello il tiro. Era il terzo split, era meno 8 decimi, quindi era molto buono. Però va bene, dai, ce l'hai di passo, quindi. Dai, facciamo lo setup, Riccardo Russo è rientrato per la seconda volta in box, si è completamente ribaltata la situazione, prima aveva il decimo tempo, adesso addirittura ha il miglior tempo con addirittura 4 decimi di vantaggio sul secondo, abbiamo sentito adesso veramente grandi soddisfazioni, soprattutto la moto sembra essere molto più a posto. Abbiamo qui Riccardo Russo che sta controllando di vedere i tempi, sicuramente un'ottima prestazione, peccato sei finito dietro Morrentino, eri terzo fino a qualche secondo fa, comunque ottimo tempo. Sì, va bene, un ottimo tempo, l'importante è stare sempre in prima fila. E domani vediamo la seconda qualifica di migliorare, di fare qualcosina meglio. Sei riuscito progressivamente a migliorare dopo diciamo, i primi 4 giri, qualche problema, poi un altro tempo buono e adesso diciamo a soli 4 decimi dal primo un strepitoso Gregorini, quindi comunque direi buone notizie per te. Sì, alla fine abbiamo fatto un buon lavoro e niente, peccato all'ultimo a tutto Morrentino mi ha soffiato la terza posizione, però dai va bene, vediamo di migliorare domani. Sono appena terminate le prove ufficiali della Stock 600, appuntamento a domani con la seconda sessione.